Avvocato Roberto Longhin, esperto di diritto sanitario, da tantissimi anni è consulente dell'Ordine dei Medici di Torino e è anche consulente fiscale del suo sindacato. Ha fatto una relazione molto interessante sulle consulenze, sulla figura del consulente, e quindi diciamo che ha fornito delle informazioni riguardo alla sicurezza di tipo contrattuale di chi gira a fare consulenza, in particolare gli ortodontisti. Avvocato, ci dica qualcosa. L'incontro di oggi è un incontro che ha come caratteristica l'attenzione che l'associazione, le associazioni di categoria, ma soprattutto anche il SUSO, hanno nei confronti dei consulenti che sono i giovani che hanno individuato questa nuova forma di lavoro nella quale impegnano la loro attività. Mi è stato chiesto di illustrare loro se esista una formula ideale per regolare il loro rapporto, e la relazione di oggi ci ha consentito di conoscere come, pur essendo nell'ordinamento prevista la figura del consulente, pur essendo legittimata, la stessa è lasciata, per quanto concerne gli aspetti economici, alla libera determinazione delle parti. Ma lei pensa che vada regolamentato e quindi che le associazioni sindacali, in collaborazione magari con una società scientifica come la SIOF, visto che siamo in casa del congresso Ortodonzia, Legge e Medicina Legale, e anche l'università, cioè che si possa arrivare a una sorta di contratto nazionale per i collaboratori consulenti? Ho illustrato questa mattina come la libertà che l'ordinamento lascia alle parti contrattuali susciti notevoli difficoltà, soprattutto per coloro che giovani non hanno esperienza di come regolare il loro rapporto di lavoro, e di conseguenza ho specificato come qualsiasi formula regolamentare possa essere utile a seconda della ancoratura da cui ci si pone, purché sia una formula regolata per scritto, contrattualizzata per scritto. I contratti attuali, soprattutto nella odontoiatria organizzata, sono formulati dalle aziende. Spesso i giovani colleghi non sanno che cosa stanno firmando. È verissimo, la maggior parte, dico, sono in una posizione di inferiorità dal punto del rapporto e di conseguenza accettano passivamente, dico, ciò che gli viene proposto, senza rendersi conto che può diventare veramente una situazione problematica, perché ciò che è scritto è ciò che il giudice utilizza per regolare qualsiasi tipo di controversia. Quindi la speranza che venga regolamentata e che il futuro sia migliore per tutti quelli che non avranno uno studio monoprofessionale. Russo? Sicuramente su questo versante le associazioni sindacali, le associazioni di categoria dovranno nel prossimo futuro mettere mano, magari individuando anche nell'ambito di contratti collettivi qualche regola e qualche parametro che possa essere utilizzato da coloro che si avviano sulla strada della consulenza. Grazie avvocato, è stato già esauriente, ma per chi ne vuole sapere di più troverà altri canali. Grazie. Grazie.